Ogni giorno con le tue mani prendi tante cose, ma hai mai provato a prendere un'opinione? L'opinione non costa nulla, si legge piacevolmente, ti informa semplicemente. Sull'opinione, politica, cultura, sport, cronaca e opinioni. L'Opinione, il giornale della provincia di Trapani, diretto da Piera Pipitone, lo trovi in tutte le edicole. Ogni 15 giorni, la tua città ha un'opinione in più. E tu? Ora lavorano più in fretta, hanno moltissimi alleati, stanno occupando anche la RAI, le grandi industrie, gli operai, anche le scuole, i sindacati. Ora si tolgono i mantelli, sono già sicuri di aver vinto. Anche le maschere maggiori ormai non ne abbiano più, sono già seduti in Parlamento. Ora si possono vedere, sono una razza superiore, sono bellissimi e hitleriani, sono i tecnocrati italiani. Buonasera, la campagna elettorale di Mazara del Vallo si arricchisce sempre di più di candidati a sindaco, siamo arrivati a 8 quelli che al momento sembrano essere i candidati a sindaco della città di Mazara del Vallo, anche se qualcuno ha detto qualche giorno fa che forse qualcun altro potrebbe lasciare il posto per aggregarsi con un altro dei candidati per rafforzarlo. E tra questi nomi c'era stato detto anche il nome del nostro invitato di oggi, che è l'onorevole Donicilla, candidato a sindaco della città di Mazara del Vallo, il quale ha subito risposto con replica secca: non è così, io mi voglio candidare. L'unico problema che si verifica in questo momento in quelli del centrodestra è che tutti pensano di voler portare la bandiera di Forza Italia, che non so se gli garantisca più vantaggi che svantaggi, resta il fatto che se la contendono, perché Nicola Cristaldi insiste nel dire che lui sarà il candidato di Forza Italia, Donicilla dice che lui è il candidato di Forza Italia, e così ognuno di loro va con la bandiera di Forza Italia in qualsiasi manifestazione che fanno. È sicuro che sono tutti quanti di Forza Italia sicuramente, ma chi avrà veramente la bandiera, Donicilla? Ma innanzitutto colgo l'occasione di questa nostra intervista per ribadire, pensavo che non ce ne fosse assolutamente bisogno, che io sono candidato, ho sempre detto che per me fare il sindaco è un obiettivo prioritario, nel senso che è la cosa che più di ogni altra cosa in politica vorrò fare. E quindi spero che sia l'ultima volta che mi vedrò costretto a ritornare su questo argomento. C'è stato un redazionale di un'altra emittente locale, che non so da quale fonte abbia potuto tirare fuori una balla così enorme, poi c'è stata, dopo una mia telefonata, immediatamente il comunicato di smentita, e quindi con serenità ripeto, ribadisco la mia candidatura. Non mi è mai balenato per un attimo l'idea di non candidarmi, di abbandonare Mazara e Mazzarese ad un destino davvero indecoroso. Per quanto concerne la tua domanda, io sono un uomo di centrodestra, io appartengo a Forza Italia, ripeto per l'ennesima volta, non perché lo voglia io, ma perché è così la mia struttura mentale, il mio modo di pensare. Io sono un uomo liberale, un uomo che ha fatto politica e che vive la sua vita con dei principi saldi, che sono la famiglia. Per me, per esempio, con tutto il rispetto per gli omosessuali, ho tantissimi di amici che frequento tranquillamente, ma penso che la famiglia per me è la composizione di un uomo e di una donna che appunto insieme si sposano, e il figlio deve sapere che l'uomo è il papà e la donna è la propria mamma. Per me la patria, la nazione, lo Stato è un valore assoluto. Sono un uomo liberale, nel senso che lotterò sempre contro l'oppressione fiscale, contro l'oppressione giudiziaria, contro l'oppressione burocratica, che sono davvero i mali che bloccano lo sviluppo del nostro paese. L'Italia non è una grande nazione, perché purtroppo rispetto a queste tre problematiche è davvero indietro. Quindi sono a tutti gli effetti
un componente del partito. Proprio ieri abbiamo avuto una riunione a livello provinciale, ho riunito tutti, quasi tutti, almeno i miei amici, consiglieri comunali, assessori, amministratori, quadri dirigenti del partito. Ho un ottimo rapporto con il coordinatore regionale, con esponenti nazionali del partito. Quindi assolutamente io insieme a Forza Italia lavorerò per vincere questa battaglia delle amministrative. La questione specifica simbolo non è un mio compito, non compete a me. Roma, il Partito Centrale, la commissione che è stata nominata proprio per rispetto a queste problematiche, rispetto alle alleanze, deciderà. Io sono sicuro che il simbolo andrà a me rispetto a ciò che vuole essere Forza Italia, questa nuova Forza Italia nello spirito. Il Presidente Berlusconi vuole ricreare una classe dirigente, evidentemente non soltanto per una questione anagrafica, assolutamente, ma comunque bisogna ripartire e penso che a Mazara non si può ripartire da soggetti che ormai dal mio punto di vista dovrebbero andare a giocare ai giardinetti con i propri nipotini. Detto questo, io rimarrei comunque candidato per la mia città, per i miei mazzaresi, per la mia gente, per i miei concittadini, essendo sempre comunque un uomo di destra, un uomo moderato, un uomo di Forza Italia. Allora, per quanto concerne la famiglia, vorrei fare un piccolo appunto, perché siccome di famiglia si parla spesso e si parla anche a sproposito, in quanto una certa classe politica ci tiene a sottolineare che la famiglia è composta da uomo e donna con un figlio o più figli, però poi di fatto per le politiche della famiglia non si fa nulla, quindi alla fine uno pensa, vabbè, sta famiglia tanto esaltata, tanto considerata, tanto messa al centro di ogni discussione, poi di fatto non ha nessun tipo di valore. E quindi io, vabbè, ritengo che la famiglia è una composizione fatta da persone che vivono nello stesso tetto e che sono accomunati da un sentimento che può essere affettivo come può essere di sangue, ma questo è soggettivo. No, ma voglio dire, possono essere anche un uomo e una donna, due donne, due uomini, non faccio un distinguo, diciamo, di sesso, però sarebbe giusto che alla famiglia gli venissero date invece tutte quelle cose necessarie per far sì che possa funzionare veramente la famiglia. E per esempio io penso a tutte le opportunità mancate, specialmente nel sud, ma comunque un po' in tutta Italia rispetto al nord dell'Europa, e di quello che sono appunto le politiche per i figli quando nascono, per gli asili nido, per tutte quelle serie di cose che anche un comune, lei che si candida a sindaco, potrà fare, perché un comune può nel suo piccolo cominciare a dare quelle risorse alla famiglia. Ho visto che lei nei vari punti che vorrà mettere nel suo programma elettorale pensa di dare anche quello che riguarda per esempio le persone che hanno più bisogno, che hanno delle difficoltà. Io credo che a quelle persone, più che dare un contributo così tout court, vada riconosciuto, magari siccome la città ha bisogno di tanti lavori da fare, magari il personale a volte non è detto, magari farli lavorare e nello stesso tempo dargli qualcosa. Credo che anche lei la pensa, insomma, anche vedo dal sorriso che non condivide. Voglio dire, detto chiaramente quali erano i principi fondanti della mia attività politica, ma soprattutto i principi fondamentali della mia esistenza come uomo. Io sono cattolico praticante, io sono uno detto che ho tantissimi amici che magari hanno situazioni diverse rispetto alle no, perché pensa a Casini, pensa a tanti altri, lo stesso figlio parlavano della famiglia, poi magari hanno più famiglie. Ma io dico, voglio dire, bisogna essere anche coerenti. Io non voglio entrare, perché spesso si fa confusione. Io non sto dicendo che non si può, ecco, una famiglia rompere perché magari poi tra marito e moglie ci siano problemi e che ognuno abbia il proprio diritto di poter farsi la propria vita. Ci mancherebbe, però dico, per quanto mi riguarda, rispetto al grande tema che riguarda oggi, voglio dire, una problematica anche nazionale, la coppia dei fatti, dai diritti civili ad attribuire ad essa, io sono tra quelli che assolutamente condivido che anche quelle coppie devono avere tutti i diritti civili, ci mancherebbe, una convivenza normale, però parlare di famiglia è un'altra cosa. Dico che con tutto il rispetto ci mancherebbe condivisione, la famiglia dal mio punto di vista è che cosa? È l'incontro di un uomo e della donna che decidono di sposarsi e ripeto, quando nasce il figlio deve avere quindi chiaramente... Quindi se convivono e non si sposano e nasce un figlio non è famiglia? Assolutamente no, perché essendo anche cattolico per me... Ripeto, la famiglia è anche fondamentale che ci si sposi. Poi
ho detto che condivido per lo meno che anche alle coppie di fatto bisogna riconoscere, però ognuno può avere una propria visione del mondo. Quindi lei non si separerebbe mai, perché non ho detto questo. No, no, però parte dal presupposto che siccome siccome essendo questo, cattolico, lo sa benissimo che loro non riconoscono il divorzio. Se no? io lei non riconosce il divorzio. Assolutamente, forse io da cattolico sono un peccatore, ci mancherebbe, forse si fa confusione, vorrei dire ciò che è previsto da ciò che poi ognuno come si comporta. E allora io non è che sto contestando o sto esprimendo giudizi negativi o non mi rendo conto che nell'esistenza ci siano poi fatti che ti portano sicuramente ad effettuare scelte che possono portare nel caso del matrimonio a un divorzio o in altri tipi di situazioni, ma soprattutto quando ci sono i bambini di mezzo, io sono tra quelli che penso che il bambino deve capire che la mamma è una donna e che il proprio papà è un uomo, perché ripeto, dal mio punto di vista, anche per un fatto pedagogico e se vuoi anche filosofico, è normale che sia così, capendo che nella realtà della vita, che nella applicazione pratica, nella propria esistenza, ci sono poi comportamenti, situazioni che ti possono portare a fare altre scelte. Dicevo quello per dire quali sono i principi su cui una persona cerca di orientarsi. Poi è evidente, ripeto, che ci possono essere persone che da cattolici stessi, lei poc'anzi ne citava qualcuno, Casini proprio è uno che appunto, anche lui è un cattolico praticante, ha fatto altre scelte, ma quello perché? Perché voglio dire, la nostra religione voglio dire, prevede anche, no? Prevede anche la possibilità del perdono, voglio dire, no? Perché essendo cattolici siamo tutti peccatori. Ritornando poi. Meno male che padre Francesco c'ha tutta un'altra visione. Rispetto a com'era la Chiesa prima. Io sono tra quelli che rispetto a Papa Francesco sono convinto che era il Papa che ci voleva. Soprattutto da un punto di vista, non rispetto a questi temi che ripeto poi sono anche molto soggettivi, perché no, l'accoglienza è fondamentale. Perdoni, lei faccia la domanda, io do le risposte, lei mi sta portando a dei temi che a me piace discutere, perché dal mio punto di vista chi fa politica deve anche, voglio dire, trattare questa argomentazione. Dicevo che Papa Francesco, rispetto sicuramente ad un allargamento dell'ottica religiosa, che è sicuramente positiva, ma il fatto stesso che Papa Francesco dica delle cose che permettono un ragionamento più largo, voglio dire, è sicuramente un fatto positivo, fermo restando la mia posizione, che ripeto, chi non ha peccato scagli la prima pietra, voglio dire, no? Detto questo, la cosa che apprezzo di più di questo Papa è che ha dato il giusto valore alla Chiesa rispetto al valore della gente, del popolo, della povertà. Cioè la Chiesa non può, e lì io sono tra i più accesi, tra virgolette, contestatori dell'azione ecclesiastica, che spesso non è in linea con quello che è il messaggio pastorale. Il prete, chi fa appunto ha il compito di divulgare la fede, lo deve fare partendo dalla povertà, dando. Ecco, questo è un messaggio importante e sono sicuro che in un momento sociale delicato, con equilibri nel mondo che sono davvero molto complicati, la venuta di Papa Francesco, proprio per riprendere la sua battuta, vengo da molto lontano, voglio dire, è un fatto sicuramente importante, sintomatico, che ci dà grande speranza. Per quanto mi riguarda, è normale, condivido che un po' tutti i governi centrali, periferici, mi riferisco a quelli regionali, sul tema delle politiche sociali verso la famiglia sono state abbastanza deficitari. Io nel mio piccolo, da sindaco di una città, è evidente che rispetto a questo atteggiamento per una città che voglio proiettata in obiettivi sicuramente di grandi livelli, non posso non guardare a chi nella mia città sta soffrendo maledettamente, perché viviamo una condizione economica davvero complicata, davvero non è più una battuta, non si arriva più alla fine del mese, qui non si arriva più probabilmente neanche alla prima settimana del mese. Allora, insieme al mio consiglio comunale, che sarà fondamentale e strategico della mia condizione
conduzione politico-amministrativa, prevederemo sicuramente delle somme in bilancio, tagliando spese improduttive che non portano a nulla, soltanto a sprechi. Lì sì che bisogna anche la riduzione, ho letto del sindaco, della quella che è l'indennità rispetto all'indennità, rispetto anche allo staff del sindaco, rispetto a un buona serie di esperti, insomma soldi che sono spesi inutilmente per fare politiche clientelari. Io non lo farò, non mi serve, non mi interessa, guarderò verso chi realisticamente non ha nessun reddito, cioè quelle famiglie che non hanno completamente da che mangiare, da poter offrire un pasto caldo ai propri figli a pranzo almeno, voglio dire, vedremo di intervenire con un sostegno economico minimo di sopravvivenza in cambio però di prestazioni che devono servire al comune, vede il verde pubblico, la pulizia delle spiagge, la pulizia delle strade e vari tipi di manifestazioni. Perché altrimenti sarebbe quella quasi... e assistenzialismo di cui tanto ci stiamo un po', dice, vergognando di averlo fatto inutilmente in questi anni, no? Perché anche quello è servito è un per meccanismo mantenere per sotto... rimettere in moto anche un ottimismo che ormai in città si è perduto. Certo, la crisi non riguarda soltanto la nostra Mazara del Vallo, purtroppo è un fenomeno planetario, però è evidente che ognuno nel proprio piccolo deve cercare la propria comunità di farla davvero vivere quanto più possibile serenamente. Allora, tra i, diciamo, quelli principali che sono i punti che riguardano il modo di vedere del sindaco candidato Toni Scilla per la città, è il turismo, che non se ne può prescindere, e la pesca, che fa parte integrante di questa città, e poi la cultura e l'agricoltura. In che modo? Ma io penso che, ripeto, non ci voglia zichichi per comprendere che il futuro della nostra città, il rilancio socio-economico di Mazara, non può passare che dal mare. E quindi mi riferisco all'attività peschereccia. Mazara è stata, lo è comunque ancora adesso, lavorerò per farlo ciò verificare anche in futuro, la prima marineria d'Europa. Purtroppo oggi sta soffrendo maledettamente, né testimonianza il grande numero di demolizioni che purtroppo si stanno effettuando in città. È una misura prevista dalla comunità, è giusto che ci sia, è un'opportunità, però davvero triste quando appunto un armatore è costretto a chiudere la propria azienda. Bisogna rimodulare un po' l'attività peschereccia. Non bisogna soltanto più guardare alla pesca, alla produzione, bisogna ora guardare ai mercati, bisogna fare una pesca sostenibile non soltanto dal punto di vista ambientale, perché ciò potrebbe non servire, ma una pesca sostenibile dal punto di vista economico. Tu devi pescare ciò che il mercato ti richiede. Ecco perché la nascita dell'organizzazione dei produttori, che insieme all'associazione armatori deve cercare sinergicamente di andare a pescare ciò, ripeto, che il mercato serve, per fare in modo che ci sia un reddito più alto sia per le imprese sia per i marittimi, perché noi sappiamo che il contratto che lega i marittimi è un contratto a compartecipazione. Sarebbe il pescato, tutte le spese si divide tra l'armatore ed il pescatore. Detto questo, comunque bisogna rilanciare. Abbiamo una città che è splendida, una città che ha un patrimonio artistico, monumentale, storico, che soltanto pochissime altre città al mondo hanno. Tutti ci riempiamo la bocca appunto di queste parole, purtroppo solo in campagna elettorale, ma poi non si riesce a mettere al centro del Mediterraneo questa città. Ecco perché ho individuato, quando parlo di turismo, quella manifestazione che mi deve allungare il periodo estivo, perché non è pensabile che dopo il Ferragosto a Mazara cessa, voglio dire, l'attività. Quale estiva? Manifestazione? Quella dell'incontro del popolo del Mediterraneo, perché la posizione geografica di Mazara deve essere assolutamente una ricchezza, è una ricchezza, e allora deve entrare adesso, deve tornare adesso, o meglio deve diventare, perché lo è stato soltanto a parole, purtroppo, la porta d'ingresso dei paesi arabi in Europa. Noi dobbiamo diventare il nord del mondo da questo punto di vista. A noi non interessa il nord Europa, noi dobbiamo riuscire a capitalizzare la storia, la cultura, l'arte, la musica, lo sport, la religione stessa, perché da noi c'è davvero voglio dire, l'incontro reale della religione musulmana, della religione cattolica e di tante altre religioni. Ecco, allora dobbiamo inventarci questo tipo di manifestazione per far diventare Mazara, la provincia, in quel caso la regione Sicilia, in quel momento l'ombelico del mondo. Allora appunto davvero tanto su questo tipo di manifestazione, a cui bisogna poi abbinare
tantissime altre cose, ma una la cito perché è talmente banale che da pazzi non pensare come si possa aver ridotto la nostra Tondarella in questa maniera. Come si può parlare di turismo quando di fatto la spiaggia ci sta scomparendo giorno dopo giorno e nessuna amministrazione ha mai pensato, per esempio, di proteggere con un progetto specifico ad hoc la salvaguardia della nostra spiaggia? Si poteva proteggere, per esempio, facendo costruire case ancora più in là e lasciando la strada. È ancora un problema ancora più grave, perché quando sono state scelte urbanistiche, perché di fatto è evidente che molte case andrebbero di fatto abbattute realmente perché non hanno rispettato determinati limiti. Ma innanzitutto c'è una cosa ancora prioritaria: intanto salvaguardiamola questa splendida risorsa. Ci sono posti al mondo che non hanno praticamente nemmeno la spiaggia, voglio dire, e riescano a creare turismo, riescano a creare economie. Poi un'altra cosa che voglio citare, ecco, ed è importante dal mio punto di vista, io non ne prometterò ai miei concittadini mai votatemi perché vi darò un posto di lavoro, assolutamente, uno per cultura, per etica, perché c'è perché qualcuno che sta dicendo votatemi, non lo so, evidentemente no, perché tutti quelli che state vedendo qua mi dite la stessa cosa, il che mi fa presupporre che ci sia qualcuno, è un'ipotesi, che a questo punto dico magari di far controllare anche dagli organi competenti, perché a quanto pare continuamente mi dite non vi dirò votatemi, vi darò un posto di lavoro. Per dirlo vuol dire che gira voce che qualcuno lo sta facendo, mi scusi, voglio dire. Io sto soltanto dicendo che per quanto mi riguarda la motivazione di indurre al voto perché il sindaco Scilla potrebbe garantirti un posto di lavoro non esiste. Dal mio punto di vista l'ho sempre detto, il posto di lavoro non deve essere un'operazione clientelare, è il diritto sacrosanto che dovrebbe spettare ad ogni uomo e donna che vive in una società civile. Allora lavorerò insieme alle organizzazioni di categoria, però purtroppo non è così, perché parliamoci chiaro, se la classe politica spesso viene attaccata giustamente perché non fa il proprio dovere, bisogna altrettanto dire che la classe politica viene eletta, quindi evidentemente la classe politica è lo specchio di una società. Se c'è una classe politica che non funziona, evidentemente ci sono, c'è un popolo che non funziona, assolutamente sì. Allora dobbiamo anche imparare a votare. Allora la mia proposta politica è quella di dire cambiamo da questo punto di vista, perché io voglio lavorare sinergicamente col mondo produttivo per creare lavoro, per creare opportunità. Poi, in che modo si potrebbe? Bravo. Per esempio, poco fa parlavo di un dramma, no? Delle demolizioni, un fatto assolutamente, voglio dire, a volte non sostituibile, perché ci sono momenti in cui si è costretta a smettere la propria attività perché se no si rischia di perdere anche, voglio dire, la propria casa. Allora dico, un aspetto del turismo fondamentale, importantissimo, è quello del turismo subacqueo. Ci sono soggetti. Quindi stiamo dicendo che il mare di Mazara del Vallo non è soltanto pesca e pesce, ma è soprattutto turismo se lo si sa fare rispettando alcune regole. Per esempio, adesso sto parlando di un fatto che è molto importante, però dicevo, le attività del territorio, lei sa dirmi se sono nelle condizioni di fare quelle politiche che consentono al turista di venire, o il turista si sente rapinato quando arriva perché magari aumentano gli affitti, perché magari aumentano gli alberghi, perché magari aumenta la ristorazione, cioè come viene trattato il turista? Perché anche questa è una cosa che un sindaco potrebbe vegliare. Questo è un aspetto a cui rispondo, io stavo finendo un ragionamento per dire, perché bisogna essere poi concreti e dimostrare che le cose che noi diciamo, io ho detto che in campagna elettorale presenterò 10 punti, questi 10 punti li presenterò con tempi, modalità e risorse, quindi i miei concittadini sapranno, io farò proprio un contratto con la città dove dirò io durante i miei primi 5 anni realizzerò questi 10 punti e lo farò, ripeto, con queste risorse, con questi uomini e con questa metodologia. Tra queste cose, oltre per esempio a prevedere un punto che avrà sicuramente una grande valenza, che è la solidarietà sociale rispetto, ripeto, alle classi meno abbienti, alle persone più sfortunate, c'è il turismo. Ma come? E stavo citando due fatti. Uno, l'incontro dei popoli del Mediterraneo. Ora parlo della possibilità di rilanciare col turismo subacqueo. Come? I nostri natanti che devono essere demoliti, e per norma comunitaria la demolizione avviene o tramite la rottamazione, ed è previsto un'indennità, o tramite il trasferimento all'estero, cioè ai paesi fuori però del Mediterraneo, del natante
per altre destinazioni fuori la pesca. Allora dico io, perché il natante che si deve rottamare invece, tolto al netto di tutte quelle cose, mi riferisco alla strutturazione, agli oli esausti, a tutto ciò che può inquinare il mare, non si prende e si va a collocare in determinati fondali per creare un habitat che diventa un punto di attrazione notevole per migliaia di turisti che amano appunto il fare le cosiddette immersioni, che amano appunto la pesca subacquea, che amano appunto andare a fare foto, riprese in questi appunto splendidi ambienti che sono appunto che è l'ambiente sottomarino. E cito un fatto concreto, oltre al fatto che ciò comporta una riproduzione delle specie ittiche. Noi abbiamo avuto una disgrazia nel canale di Sicilia, che è stato l'affondamento della motobarca Tetis, quella del CNR appunto, che era destinata a fare delle ricerche. Questo peschereccio, questa nave che si è inabissata questo appunto relitto. Nel fondale, questo relitto, è stato visto in una trasmissione televisiva Onda Linea Blu, scusate, che si occupa appunto di problematiche connesse, attività economiche connesse appunto al mare. E avete visto come è combinato quel fondale? Quanti pesci ci sono? Lo hanno abitato? Sì, assolutamente. Allora, un sindaco che vuole creare lavoro, che vuole creare sviluppo, nel caso specifico rispetto a un settore vitale qual è il turismo, per esempio deve andare a lottare nei tavoli preposti, quindi mi riferisco presso il governo centrale, presso la Comunità Europea, per fare in modo che questa norma che obbliga con la demolizione ad essere effettuata con la rottamazione del natante, invece, ripeto, al netto di tutto ciò che potrebbe inquinare il mare, utilizzarla appunto per fare questo tipo di operazione. Allora bisogna avere le idee chiare, bisogna avere contenuti, e sono convinto che se in maniera semplice ma in maniera forte questi contenuti sono messi in mano a soggetti che hanno dimostrato che la politica si fa per passione e per servire, i risultati sicuramente possono arrivare. L'agricoltura in che modo? L'agricoltura è un altro polmone fondamentale. Noi abbiamo il territorio più vitato del mondo, e allora noi lì dobbiamo abbinare l'agricoltura, la pesca, l'enogastronomia, perché voglio dire anche il mangiare è un qualche cosa che è legato con le attività turistiche. E qui posso rispondere alla domanda che tu mi facevi poc'anzi, perché se noi riusciamo ad offrire ciò che il buon Dio, per ritornare appunto alle materie di religiose, ci ha dato, perché noi siamo fortunati a vivere in questo territorio, non fosse altro per il clima, voglio dire, no? Per il tipo di territorio, per le condizioni che appunto naturalmente abbiamo. E abbiamo queste risorse che sono il pesce, che possono essere formaggi, un'altra attività importante è quella degli allevatori, per esempio, no? E per quanto riguarda appunto l'agricoltura, la viticoltura, il vino. Allora, se noi rimettiamo in rete tutto questo prodotto, è un altro motivo di attrazione che soltanto, ripeto, probabilmente in nessun altro posto del pianeta c'è un'offerta del genere. Quindi con il mare, con il patrimonio artistico che abbiamo e con la tavola, chiamiamola così, davvero si potrebbe proporre al turista qualcosa che in nessun altro posto si può offrire. Lì bisogna che ci sia però una cultura da parte di chi deve proporre servizi turistici, e anche lì l'amministrazione deve costantemente, ecco perché bisogna creare le giuste sinergie col mondo produttivo, perché in questa città bisogna ritornare a dialogare, in questa città bisogna ritornare ad interfacciarsi per cercare di trovare le soluzioni più opportune, senza che qualcuno si senta il più bravo del mondo e che la propria idea sia l'idea assolutamente la più giusta. Allora io da sindaco ascolterò tutte le attività produttive in tutti i settori, soprattutto, ripeto, quelli vitali. E per quanto riguarda il turismo, è evidente che il turista non va assolutamente considerato un qualcosa da utilizzare, nel senso di approfittarne con appunto tariffe e prezzi che poi alla fine hanno come effetto quello di non far ritornare più il turista stesso. Invece bisogna sapere offrire i giusti prezzi rispetto appunto la qualità del servizio, quindi qualità prezzi, per fare in modo che la gente che viene spende giustamente, ma deve spendere giusto in linea con ciò che si dà. Se riusciamo a fare quindi questa rivoluzione culturale, io sono sicuro che la nostra città ce la può fare. Ripeto, perché abbiamo ciò che serve
bisogna saperlo mettere in rete, bisogna ritornare a parlarci, bisogna ritornare che non ci sono più queste frizioni tra l'amministrazione comunale e il consiglio comunale, tra l'amministrazione comunale e le attività produttive, le associazioni di categorie. Bisogna ritornare alla normalità, bisogna dare il giusto ruolo a tutti i componenti della vita democratica. Ecco perché per me è fondamentale, strategico, essenziale la composizione delle liste, perché io voglio che i prossimi 30 consiglieri comunali debbano essere persone che vengono in consiglio perché devono sviluppare quelle politiche, probabilmente dopo contrasti forti, dopo posizioni assolutamente differenti, ma alla fine deve uscire un progetto che deve servire per rilanciare la nostra città dal punto di vista socio-economico. Allora bisogna da questo punto di vista crederci, ognuno, ripeto, fare la propria parte senza che ci sia qualcuno che si senta il primo della classe. Il mio sogno è quello, e mi rivolgo a tutto l'elettorato moderato di Mazara, che è, voglio dire, la maggioranza. Vi invito a riflettere, a scegliere il progetto giusto che abbia i giusti canali di comunicazione. Io ormai ho maturato una esperienza politica, amministrativa, perché avendo avuto la possibilità, la fortuna, grazie a voi elettori, di ricoprire importantissimi carichi istituzionali, tra cui appunto quello di deputato regionale, di mettere al servizio della mia città questa esperienza per fare in modo di creare le giuste sinergie e dare le risposte appropriate, perché poi alla fine l'amministrazione comunale deve raccordarsi appunto con il governo regionale, con il governo nazionale, con le istituzioni comunitarie, perché da soli purtroppo non si va da nessuna parte. Pensavo alle scuole che rinsegnassero, questo lo dico sempre e lo ribadisco ancora, che insegnassero le caratteristiche del territorio, per esempio le nasse che sono bellissime, che possono diventare anche motivo di attrazione e di vendita per chi se le vuole riportare a casa venendo da fuori, no? Pensavo ai cesti, quei bellissimi cesti che in questo territorio vengono fatti, alle ceramiche, ma anche alle botti, alla capacità di esempio di un lavoro come fare del pane particolare, anche nella lavorazione, nel modo anche artistico, così. Ecco, questo tipo di scuole, visto che noi abbiamo fatto sempre questi corsi regalando soldi inutilmente, dove si doveva apprendere qualcosa, poi in realtà venivano date quelle 5 euro ai ragazzi per poterli fare rimanere per forza lì e poterli far partecipare, poi di fatto non abbiamo insegnato nessun lavoro perché sono servite più ai formatori che a quelli che dovevano essere formati. Invece farlo veramente. Assolutamente sì, io da parlamentare regionale davvero ho visto cose turche, come si vuol dire, rispetto alla formazione professionale. La regione siciliana, quindi a noi siciliani, la formazione professionale costa quasi 1 miliardo di euro l'anno, perché 250 milioni. Che non è formazione, perché se lo fosse, formazione? Magari, no, se lo fosse, magari, perché la formazione professionale non è una cosa seria, che assolutamente condivido, perché la formazione professionale dovrebbe essere sinergicamente, direttamente collegata con le attività produttive, con le imprese. Dovremmo appunto finanziare dei corsi che devono servire per creare ciò che il mondo del lavoro chiede, invece era soltanto una politica clientelare. Si è visto, poi alla fine si è scoperto che molti soggetti sono arricchiti alle spalle dei siciliani e non hanno prodotto assolutamente nulla, perché viva Dio non si potevano spendere tutti questi soldi soltanto per fare appunto corsi di formazione professionale che riguardassero parrucchieri ed estetisti. Allora, no, che poi non c'erano neanche i professori, venivano, che in realtà insomma si è scoperto appunto si sapeva, non si è voluto scoprire, si è scoperta, e quindi è evidente che da questo punto di vista si potrebbero finanziare appunto quelle attività storiche, culturali, per quanto riguarda per esempio la marineria. Il fatto di saper riparare una rete, il fatto di saper spiegare come si sistema, come si lava il pesce, voglio dire, sono quelle attività storiche, come si sistema un peschereccio, la cosiddetta, quando si sistema un peschereccio in legno, no? Ci sono appunto delle maestranze specifiche che hanno un valore assolutamente non quantificabile. Allora, da questo punto di vista la nostra amministrazione cercherà sicuramente di intervenire rispetto a tutto ciò, ma tutto questo è collegato a quel rilancio della città che passa dal turismo, perché quando io parlo di voler rilanciare la città da questo punto di vista e poi blocco la nascita di un porto turistico, io non ho capito nulla della vita, o meglio sono in malafede, o se non sono in malafede sono praticamente sul piano politico un ignorante completo, perché la realizzazione di un porticciolo turistico, possiamo dibattere se deve essere da 800 posti in barca o da 400 posti in barca, possiamo dibattere se allocarlo in una zona rispetto a un'altra zona, ma viva Dio,
è un realizzazione tutte le località che, di mare ce lo hanno assolutamente, ce lo hanno fatto bene, di fronte ce lo hanno economico, per esempio penso anche a Nettuno, per esempio, che è una città che tra l'altro conosco perché insomma è vicino Roma e conosco anch'io, è bellissima città, dico lì per esempio il porto turistico funziona anche dal punto di vista di bei negozi, di gelaterie, di tutto, le pizzerie, ma, tutto il mondo che ci gira intorno. Ma io infatti rispetto alle cose che tu dicevi è appunto una realizzazione, perché parlare è, voglio dire, facile. Allora, per fare in modo che ciò che diciamo diventi realtà bisogna essere poi conseguenziali. Allora, se io dico queste cose e poi realizzerò un porticciolo turistico della mia città, è evidente che si verificherà ciò che abbiamo detto, voglio dire, l'indotto, il commercio, perché a quel punto potrebbe nascere anche un bel centro commerciale, oppure le attività qualsiasi esse siano, affittare una bicicletta, un negozio di souvenir. Oggi non avrebbe senso realizzarlo perché non ci sarebbe l'acquirente, in quel contesto invece evidentemente cambierebbe tutto l'assetto socio-economico. Ma ripeto, la cantieristica stessa, perché chi ha una barca da diporto non penso che se la riporterebbe a casa nel momento in cui ci sarebbe il cantiere apposto per poterla metterla a secco. Quindi vedete il ragionamento qual è, bisogna avere le idee, vedere la voglia di sognare. Lo capisco che c'è un momento di grande difficoltà, capisco che la gente soffre, che la politica non meriterebbe nulla, meglio non la politica, cari amici miei, quei politicanti di mestieri che hanno, ecco, ingannato il vostro cuore e le vostre menti. Allora quelli bisogna mandare a casa. Allora non è la scelta corretta quella di non andare a votare, assolutamente, perché per voi sceglieranno altri. Non è neanche quella di farvi ancora una volta abbindolare, ripeto, su false promesse. Fatevi giusti conti, gli assessori che possono comporre una giunta comunale per il numero degli abitanti di Mazara sono soltanto 6, mi risulta che ci sono candidati a sindaci che già ne hanno nominati quasi 60, al di là se si vincono o meno le elezioni. Io non conosco una che faccia voglio così. Dire, poi per quanto riguarda anche, voglio dire, l'occasione di lavoro, riflettiamo, guardiamo la storia, guardiamo il passato, c'è una storicità, guardiamo i soggetti, guardiamo i personaggi, togliamoci, ecco, quella voglia di giudicare in base ad antipatie o simpatie. Valutiamo, c'è un'amministrazione che ha governato per quasi 5 anni, come si è amministrato? Bene, allora bisogna che ci si dia il voto. Se invece non siamo assolutamente convinti, perché praticamente abbiamo visto l'inconcludenza, l'incapacità politica amministrativa dell'attuale amministrazione, è evidente che va bocciata. E allora dovete essere con le orecchie ben aperte, con gli occhi ben aperti, con il cuore ben aperto, perché dovete rinnovarvi della vostra città e insieme vedere di trovare quelle soluzioni che servono, per esempio, a cambiare la nostra città. Faccio una piccola digressia, nel senso, salto su un altro argomento che per esempio è fondamentale in una città, ma penso in qualsiasi comunità, no? Che è il problema di un ospedale, il problema della sanità. Domenica scorsa a Mazara c'è stata una manifestazione di un candidato sindaco di centro-sinistra, il dottore Birombianco, e ospiti c'erano illustri soggetti politici che appunto ad oggi rivestono ancora incarichi regionali. Questi soggetti che voi avete visto, che sono stati a Mazara, che hanno avuto il coraggio di ritornare nella nostra città, non dovrebbero avere accesso nella nostra città. Lo dico perché se oggi noi abbiamo un'area emergenziale priva della possibilità dei ricoveri, lo si deve a questi soggetti che durante la scorsa legislatura io ho trovato sempre netto contrasto, perché alla fine bisognava a Mazara non dotarla, ripeto, di un'area emergenziale che prevedesse posti letto. L'accordo politico era che delle more che venisse ristrutturato la Bella AIL, quella è una cosa corretta e giusta ed è un merito che sicuramente mi posso portare, che da parlamentare regionale ho lavorato ed è arrivato finalmente quel finanziamento di quasi 30 milioni di euro per ristrutturare la Bella AIL, e che nello stesso Bella AIL siamo riusciti nella rimodulazione della rete ospedaliera a prevedere anche la radioterapia, nelle more che tutto ciò si possa realizzare, purtroppo non servirà soltanto appunto un lasso di tempo di 3-4 anni, ma ci vorrà qualche anno in più, perché è evidente che quel tipo di gara che prevede appunto 30 milioni di euro comporta anche la possibilità di ricorsi. Nelle more avevo
ottenuto l'assenso e l'accordo dell'attuale commissario dell'ASPI, che poi si è rimangiato tutto perché, ripeto, insieme ai politici o ad alcuni dei politici che si trovavano domenica a Mazara a sostenere la candidatura del candidato di centro-sinistra, hanno lavorato affinché la nostra area emergenziale non venisse dotata, ripeto, della possibilità del ricovero. Noi avevamo previsto la possibilità di prevedere alcuni posti letto per quanto riguardava la cardiologia, per quanto riguardava il punto nascita e per quanto riguardava la chirurgia. Volevamo che si creasse lì un piccolo ospedaletto nelle vore, ripeto, che si potesse ridare a Mazara una struttura sanitaria degna per una comunità importante e strategica come quella di Mazara. Ciò non si è verificato e le responsabilità hanno nome e cognomi. Il capo dell'amministrazione che ha permesso che appunto la regione notificasse questo tipo di decreto, e ripeto, il capogruppo attuale del Partito Democratico che è venuto a Mazara a sostenere la candidatura di Pino Bianco e che ha lavorato contro il nostro ospedale. Allora i nostri concittadini queste cose li debbono sapere, li debbono capire, perché non si può continuare a dare il sostegno a chi, ripeto, mi riferisco all'onorevole Cucciardi per evitare equivoci, l'onorevole Cucciardi che ha lavorato contro il nostro ospedale, ha lavorato contro la nostra città, e ricordo che è stato sostenuto nelle ultime regionali da un soggetto che ora si trova candidato per essere sindaco della nostra città. Quindi vedete quanti ingorghi istituzionali, quante logiche politiche probabilmente anche, ma sicuramente non logiche che vanno nell'interesse della nostra città, nell'interesse dei mazzaresi. Poi, per essere chiaro, fino a un certo punto è stato, perché a quanto pare Cucciardi è stato sostenuto dal candidato a sindaco Guido Torrente, sbaglio? Assolutamente. No, perché visto che parliamo di chiarezza... No, io ho citato... No, io devo finire, allora mi faccio fare un po' di domande. Prego. Chiedevo questo, se non... E per esempio, quello che io dico alla fine, il polmone verde sarebbe importante per garantire anche alla città, ai cittadini, ai giovani, ai ragazzi, ai ragazzini, alle famiglie che abbiamo appena citato, la possibilità di poter usufruire di questo parco giochi così, e poi anche dei centri ricreativi. Questi sono possibili realizzare? Ci sono già delle strutture che potrebbero essere requisite o comunque revertite come per cambiare destinazione d'uso? Io ho previsto un tipo di realizzazione del genere al centro, quell'area che è adiacente alla ferrovia, è un'area che sicuramente deve essere utilizzata da questo punto di vista. Deve diventare qualcosa sinergica rispetto a un momento di possibilità di creare un qualcosa che dia la possibilità appunto qualche spazio gioco che i bambini appunto possono utilizzare al centro, ed è una zona che sicuramente in qualche maniera va utilizzata rispetto a queste cose. È normale che ci sono tante cose da fare e quindi anche in questo senso cercheremo di trovare le giuste risposte, ma ripeto, non voglio dire che si può fare tutto il contrario di tutto. Noi dobbiamo essere chiari con i nostri concittadini, dobbiamo avere delle priorità assolute, dobbiamo sapere le cose che dobbiamo fare, perché ci sono delle cose che non possono essere assolutamente rimandate, ci sono delle cose prioritarie, delle cose meno importanti. Quindi anche la possibilità di creare un polmone verde, di creare la possibilità di spazi ricreativi è un fatto sicuramente importante, che in una società civile dovrebbero esserci. Da questo punto di vista sicuramente mi muoverò e lavorerò per dare una giusta valorizzazione a quella zona splendida che è la spiaggia di Capo Feto. È una zona che è di interesse comunitario, è un qualcosa di meraviglioso, lì c'è una spiaggia, probabilmente io ho avuto la possibilità anche da imprenditore di girare molto, e vi posso dire che quella spiaggia è una tra le spiagge più belle al mondo in assoluto. E allora vederla in questo stato di abbandono, nonostante prima la provincia e poi la Comunità Europea ha investito tantissimo in quei siti, che ripeto... Ha investito, ma i soldi dove sono andati? Alla fine sono stati mal utilizzati, perché non c'è stato innanzitutto il recupero ambientale, perché se andiamo lì vediamo che la zona è completamente abbandonata, e quindi da questo punto di vista io sono sicuramente per il rispetto ambientale, però tutto ciò che si può costruire in un clima sinergico della zona, voglio dire, non è che lì dobbiamo andare a deturpare l'ambiente o andare a fare delle costruzioni in cemento armato, ma neanche si può consentire che uno spazio che potrebbe dare
dare tante opportunità di sviluppo nella nostra città possa rimanere in questo stato di cose. Quindi anche le periferie, voglio dire, ma Capofedro non è certo la periferia, dico però quest'area che è meravigliosa, che è staccata dalla città e che ad oggi è un buon rifiuto, deve essere assolutamente riqualificabile in un'ottica di sviluppo economico. Io in linea con, voglio dire, le regole ambientali. Sentite sotto un po' di musica, perché chiaramente siamo nella giornata di carnevale e quindi anche a Mazara del Vallo giustamente ci sono i carri, chi sta festeggiando, ed è bello che sia così. La criminalità organizzata quanto pesa in questa campagna elettorale? Quanto pesa, quanto sta pesando e quanto peserà? Ma è un problema anche quello della sicurezza notevole. Voglio infatti avviare un ragionamento con tutti i proprietari dei locali notturni nella nostra città, perché insieme alle forze dell'ordine, che fanno sicuramente il loro dovere, probabilmente andando oltre a ciò che potrebbero fare rispetto alle risorse che hanno, economiche anche umane stesse, e quindi bisogna organizzare qualche cosa che deve essere assolutamente da deterrente. Non si può consentire che il sabato sera o in determinate festività Mazara diventi teatro di forti liti, di scontri. Ma io mi chiedevo soprattutto in queste campagne elettorali come peserà la criminalità organizzata, chi sindaco ha agganciato? Ma assolutamente, guardi, io addirittura si vede, neanche avevo compreso, per me non esiste. Io sono tra quelli che penso che la legalità deve essere assolutamente un fattore naturale. Ho capito, ma durante la campagna elettorale non è importante che anche le forze dell'ordine e la magistratura attenzioni in maniera particolare la campagna elettorale per evitare che questi aggancci? Io penso che lo facciano, io ho fiducia assoluta, voglio dire, a chi ha questo ruolo, alla magistratura, alle forze dell'ordine, tutta, è evidente, ma ultimamente ci sono stati fortunatamente dei risultati eccezionali alla lotta della criminalità. Abbiamo avuto sequestri notevoli di ingenti somme economiche, perché la legalità si ripristina anche riuscendo a colpire determinati settori malavitosi. È evidente però che bisogna fare in modo, non far passare l'idea che con la mafia, ecco, si possa vivere, e senza mafia poi quelle aziende che poi vengono sequestrate non riescono ad andare avanti. Occorre che lo Stato, che appunto correttamente, se ci sono le condizioni, sequestri appunto, dico, aziende, deve avere la capacità di mettere gli uomini idoni per poter continuare a garantire il posto di lavoro a soggetti che altrimenti rimangono voglio dire in mezzo alla strada. Se la bandiera di Forza Italia non andasse a lei alla fine, pensa di perdere dei pezzi di chi la sta sostenendo? Ma non penso, perché le amministrative hanno un presupposto, una premessa diversa. Tu scegli la persona, tu scegli il soggetto a cui affidi le sorti della tua comunità, quindi è relativo. Quindi è secondario come cosa. Dal mio punto di vista sì, è evidente però che chi come me è nato in quel partito, è vissuto nel centrodestra, morirà nel centrodestra, non ho mai fatto una scelta per convenienza, ma solo, ripeto, perché fa parte della mia storia, della mia, voglio dire, quasi interiorità, se mi è concesso dire questo, e sarebbe stupendo. Penso che da questo punto di vista che non ci sarà questa possibilità, ma qualora dovesse esserci, è normale che io continuo la mia battaglia. I miei amici sanno che noi dobbiamo lavorare per Mazara del Vallo, noi dobbiamo lavorare per i mazzaresi, a prescindere, voglio dire, dalla bandiera di Forza Italia, perché comunque chi voterà Toni Scilla voterà un uomo di centrodestra, voterebbe anche in quel caso, senza il simbolo, un uomo di Forza Italia. Ribadisco che la legge elettorale a Mazara nel 2009 non si votò così, a Mazara nel 2009 si votò con l'effetto trascinamento, cioè tu segnavi il consigliere comunale e il voto intanto andava alla lista adesso collegato e al sindaco adesso collegato, tranne se tu espressamente non volevi votare un altro sindaco, quindi esercitavi il cosiddetto voto di giunta. Ora già direttamente in prima battuta tu vai a votare Patrizia Paganelli come consigliere comunale, il voto va a te, alla tua lista, ma tu devi comunque segnare un altro sindaco. Quindi già in prima battuta i nostri concittadini sceglieranno chi deve essere il loro sindaco. Ecco perché penso che in questa sperando fase non ci siano confusioni proprio per questo. Ma quindi noi lo ricorderemo persone, fino alla fine. Il sindaco che volete votare lo dovete votare a prescindere dal consigliere. Voi potete votare un consigliere e potete votare un altro sindaco. L'importante però è che il simbolo sul sindaco ce lo mettiate, perché se non va il segno, se non va la X su questo simbolo dove c'è scritto il nome del sindaco, poi non andrà il voto al sindaco che naturalmente avrete scelto.
Mi ricordo che cercate di non votare le persone ignoranti, ignorante sta per ignorare, per non sapere, perché chi meno sa meno potrà garantirvi delle cose per questa città. Potrà garantirvi la possibilità di regalarvi un favore che non è un diritto, che poi magari neanche vi darà e quindi vi avrà preso in giro due volte. E naturalmente state attenti a chi votate, perché dovete votare anche per la legalità, perché una città che non rispetta le regole, che non rispetta la legge, non rispetterà neanche voi. Grazie a tutti per l'ascolto. No, voglio ringraziare il candidato a sindaco, ricordo, per Forza Italia, o comunque il centrodestra, e comunque poi alla fine lo diremo, perché per ora Forza Italia in capo nazionale non si è espressa, stanno già lavorando su quelle che sono le europee, che per loro sono determinanti, perché hanno un aspetto più politico e quindi di una valenza fondamentale, e magari nel giro di un mese ci diranno anche a chi andrà l'emblema. L'ultima battuta. Volevo soltanto dire appunto che è importante l'elezione per il nome del Parlamento europeo, perché soprattutto per la nostra città, per la nostra comunità, ma penso di poter dire per la nostra provincia, le tematiche che riguardano i settori importanti che sono pesca e agricoltura sono due tematiche che hanno un reverbero notevole direttamente a Bruxelles. È Bruxelles che di fatto stabilisce le norme. Fortunatamente ora quelle norme non vengono votate soltanto dalle direzioni generali, ma devono passare anche dal Parlamento. Ecco la funzione fondamentale dell'europarlamentare, che deve essere appunto collegato direttamente con gli amministratori. Quindi, vorrei dare appuntamento anche poi alla cittadinanza, è normale che ci sentiremo, che faremo altre interviste, che è giusto che ci sia un confronto. Un appello a tutti coloro che si volessero candidare, fatelo, è importante, bisogna metterci la faccia, bisogna essere noi stessi gli architetti che dobbiamo disegnare il futuro di questa splendida città. Comunque l'appuntamento, quello importante, sarà nel prossimo mese di marzo, in cui appunto presenterò alla mia gente, alla mia città, a cui comunque te lo sempre grazie, perché mi ha dato la possibilità di avere dei ruoli importanti, i 10 punti che mi accompagneranno nel mio percorso da sindaco per i 5 anni che verranno, la mia squadra assessoriale, perché la presenterò per intero, senza infingimenti, senza trucchetti, senza accordi sotto banco, perché i cittadini devono sapere chi è il loro sindaco e chi sono i collaboratori del sindaco, e le mie 3 liste che mi sosterranno, perché ripeto, il ruolo del consiglio comunale è strategico. E allora crediamoci, capisco, ripeto, che viviamo un brutto momento, ma dobbiamo tutti lavorare per lasciare sicuramente una società migliore di quella che abbiamo trovato, e sono sicuro che Mazara comunque ha quelle potenzialità per essere davvero una grande capitale del Mediterraneo. Bene, infatti ho parlato un attimo delle europee, io chiaramente voglio ridirvelo, questo è importante, perché noi siamo in Europa, che ci piaccia o non ci piaccia, l'Europa è dentro di noi, se noi non riusciamo a essere dentro l'Europa saremo fuori dal mondo, quindi teniamone conto. Ringraziamo nuovamente il candidato a sindaco della città di Mazara del Vallo, l'onorevole Tony Scilla, e voi tutti per l'ascolto, a presto. Ora lavorano più in fretta, hanno moltissimi alleati, stanno occupando anche la RAI, le grandi industrie, gli operai, anche le scuole, i sindacati. Ora si tolgono i mantelli, sono già sicuri di aver vinto, anche le maschere vanno giù, ormai non ne hanno bisogno più, sono già seduti in Parlamento. Ora si possono vedere, sono una razza superiore, sono bellissimi e italiani, sono i tecnocrati italiani. Ogni giorno con le tue mani prendi tante cose, ma hai mai provato a prendere un'opinione? L'opinione non costa nulla, si legge piacevolmente, ti informa semplicemente. Sull'opinione, politica, cultura, sport, cronaca e opinioni. L'Opinione, il giornale della provincia di Trapani, diretto da Piera Pipitone, lo trovi in tutte le edicole. Ogni 15 giorni la tua città ha un'opinione in più. E tu?